Io abito qui vicino. E cosa fai? Ciao. Qua? Ciao, sono amico di Paolo. Gianmarco, Marco. Ciao, sì. Ma stai scherzando? È lui. È lui che ha ricevuto la lettera. No, è lui. Non l'ha visto te. È lui che basta. Buongiorno mondo, oggi mi sono svegliata veramente veramente presto. È un nuovo giorno all'interno della casa del Game Master, è una giornata meravigliosa, voglio assolutamente provare a godermela un po'. Ho bisogno assoluto di pensare ad altro, voglio cercare di liberare un pochettino la mente, ne ho veramente la necessità. But I won't back down. I must stay on this road. I gotta know what I'm about. It goes out, then turns back down. We're all looking for the moment when getting used to not knowing all the pieces fall in line. Oh, it goes out, then turns back down. I keep searching for signs in my dreams back then. I don't know how to stop, 'cause it brings back. Buongiorno giocatori, l'essere umano deve sempre affrontare due grandi problemi. Il primo è sapere quando cominciare, il secondo è capire quando fermarsi. Per questo motivo, oggi, ogni volta che sentirete questo suono, le vostre attività motorie e comunicative dovranno cessare immediatamente, fino a quando non risentirete il medesimo suono. Ora godetevi la colazione che vi ho fatto preparare e portare davanti alla porta di casa. È un risveglio un po' strano quello del nostro Game Master. Oggi avremo a quanto pare un segnale acustico che ci farà bloccare. Sembra semplice. Raga, io non so voi. Non le farlo. Un batticuore. Simo, vieni con me. No, ma io ero sotto. Se volevo fare colazione, non ho fatto assolutamente niente. Ha detto davanti alla porta di su. Raga, c'è. Cosa? Una scatola davanti a casa ricca di cibarie. Questo è il ciocco, questa è una crema. Mm-hmm. No, finalmente, ok. Vuoi, Simo? Vai, Simo, buttati. Buono e buono. Mi butto anch'io. Comunque a me non comincia a starmi stretta sta roba. Va bene che la casa è bella, perché non si può dire niente. Però mi sento in prigione. A tratti ho paura. Ma è possibile che lui sia qui con noi? Perché non so mai cosa mi aspetta e te lo giuro, sono stanca, sono di testa stanca. Io non è che posso vivere, prendermi di dentro dei topi in gabbia. È quello, io non ce la faccio più. I giochi sono belli quando da entrambe le parti c'è la possibilità di giocare e io sono abituato a fare la mia parte e anche i miei compagni Paolo e Deborah. Ma non c'è un modo per fare carne. Ogni volta il terrore di parlare prima non si sa mai, cioè i muri hanno le orecchie, sicuramente c'è un punto della casa dove lui non riesce a vederci. Ci sono troppe cose che ci hanno fatto capire che lui è vicino a noi, molto vicino a noi. Qualsiasi cosa che pensiamo di fare lui la sa già. Ma siamo un po' avanti. Raga,
non c'è un posto dove non siamo spiati. Buon giardino. Ma può esserci il giardino o c'è sott'acqua? Comunichiamo sott'acqua con i pesci? Non ci avevo pensato tu. Effettivamente, signor Giovanni. Tutte le volte che abbiamo fatto magari. Che ci ha fatto fare qualcosa. C'è un posto dove non ci hanno mandato. Avevamo la soluzione sotto gli occhi. Nello scapuzzino. In quel modo potremmo parlarci, scambiarci messaggi e informazioni senza che lui ci possa sentire. E quindi cominciamo a ipotizzare un piano. Ragione, pensa un po'. Ho un'idea. Buonissimi questi pasticcini. Sì, guarda, buone, non posso dire niente. Le mandorle sono strepitose. Dobbiamo dare inizio al piano, immediatamente, perché io voglio tornare a casa. Porti una cosa, ti scambio un biglietto. Ne porti un'altra, ti scambio un altro biglietto. È sera. Ancora nessun suono. O l'impianto sonoro della casa è rotto, flop per il Game Master, oppure semplicemente deve ancora arrivare. E quando arriverà? Quanto vorrei avere tutte quante le mascherette. Invece non ho niente. Non dovremmo aspettare un suono. Non ci ha fatto mangiare una cosa che non fosse portata da lui, che è strano. E fino adesso non ho ancora capito cos'è sta storia del freeze. Se lo fa stanotte mentre dormiamo, cosa faccio? Che ansia. Grazie a Dio però siamo stati ben rimpinzati con pranzi, cene e colazioni varie. Credo ci sia la cena del nostro stalker della Bibbia. La cena? Avevo proprio fame, effettivamente, sai. Io ho sentito una cosa che hai detto che non mi è piaciuta. Cioè, freeze di notte. Raga, non è successo mai niente. È quello che stavo dicendo. Io non sono entrato in piscina perché avevo il terrore che non ci sono entrato lì. Cosa faccio? Annego? Infatti. Sono stato in ansia tutto il giorno perché avevo il terrore che in quel momento partisse quel suono. Io penso che succederà quando proprio diremo ok. Ecco. No, succede. Esattamente. No. Mangiamo. Allora, siccome qui siamo nella villa dei misteri degli amici candelieri, io non ho ancora visto qualcuno che veramente la capire lì fuori. Il resto è pulito sempre. Ma come? Il master non ha la servitù? Hai ragione. Ma secondo te questo qua? Sì. 12 insetti! Giocatori, la cena che avete degustato questa sera conteneva del veleno. Adesso quel veleno è già nel vostro corpo. Il fluido sta già circolando nelle vostre vene. Vi restano 20 minuti e 20 secondi prima che esso compia il suo ciclo completo. Cercate l'antidoto. Oh mio Dio. Quindi quella roba che abbiamo mangiato fino adesso era avvelenata? Come l'antidoto? Guarda cosa è! Oh, guarda che fece un countdown! Forse per quello che non abbiamo mangiato niente di roba che non ce la portava lui. No raga, se veramente veleno no, però dai. No, io nel dubbio c'è, Ma noi non ci credo che è veleno, ma che roba è? Ma che siamo topi? Oh, è un bluff gigantesco. Siamo tutti avvelenati. Cercate, cerchiamo. Dobbiamo trovare l'antidoto. 5 minuti per cercare l'antidoto. Ragazzi, cerchiamo subito. Ovunque. No dai, quella è suggestione. Dai, cerchiamo l'antidoto da qualche parte, dai. Dove può averlo messo? Non è che l'ha detto nelle parole. Qualcuno si ricorda bene che cosa ha detto? È il caos. Ognuno cerca di trovare una soluzione. Giriamo per la casa, sfoderiamo qualsiasi possibilità di riuscire a scoprire l'antidoto. Rovesciamo cassetti, apriamo questo, apriamo quell'altro. Stiamo cercando tutti quanti di trovare una soluzione. Raga, non c'è niente. Ma come hai fatto un antidoto? Io che ne so, scusa. Non lo so. Potrebbe essere ovunque, nel piano di sotto. Magari fuori, che ne so. Fuori, bravo. Cioè, dovuto Nelle camere. Una boccetta, pensa, Debbie, pensa. Raga, sta parando! Il tempo è più veloce, non è il tempo, questo non è il
questo va oltre qualsiasi regola del gioco. No raga, muoviamo. Cerchiamo comunque. Vuoi guardare? Penso che mi sto andando in panico. Raga, mancano 9 minuti. Devo assolutamente trovare quell'antidoto. Il problema è che questa casa è enorme. Potrebbe essere veramente un problema. Che cazzo si è fatto? Sta salendo! Raga, fermi! Fermo! Guarda! Sta salendo! Questo è un altro gioco del Game Master. Quindi adesso dobbiamo rimanere qui a aspettare che passi il tempo e morire o che non sono del genere. Ma secondo me non ci vuole ammazzare. Ma semplicemente non ci vuole ammazzare. Quale portaccia al limite? Allora, se andiamo al limite tutti quanti, buttiamoci da un dirupo e tanto finita quella storia. Scusa, non ha più senso. E poi che gioco è? Anzi, ti dico. Hai niente armi e ci vuole ci avvelena. Appunto. Perché il tempo va veloce, poi si rallenta, poi si sono più davanti. Perché secondo me è regolato dal nostro battito cardiaco. Sei tu artefice del tuo destino. Perché più ti agiti e più tempo ne hai, sempre di meno. Quindi effettivamente siamo più calmi, effettivamente può essere. Però. Hai più tempo di pensare a cercare di non. Però se Paolo veramente ragioniamo in questa maniera, guarda che non ne veniamo più fuori, perché non è possibile che io sto qui ad aspettare e vedere di morte morire. Esatto. Adesso sono. Sto cercando di pensare, ma è difficile pensare, è difficile. Forse. Tutto. Cosa vuole? Che le persone sono gli altri muoiono? Fuori di testa? No, non esiste. Ma dai, ma adesso veramente, adesso ci mettiamo anche. Raga, il countdown. È al massimo. Guarda qua scende. Dobbiamo calmarci, calmiamoci. Dovete calmarvi, è tutto quanto una storia. Lui vuole vedere se riusciamo a stare calmi. Sì. Più ci agitiamo con la roba. Sì, è vero. Quando eravamo calmi. Ha ragione, però di questa roba qua. Ma non esiste. Fatto così, già. Ci ha fatto così, io l'ho visto. Una dose. Io non lo bevo. Vuole che scegliamo chi salvare. Esatto. Noi non sceglieremo. No, siete qualcuno deve. Io lo lascio, mi faccio la parte, io non la bevo. Ma ci facciamo tutti la parte. Non riuscirei mai. Nessuno lo berrà. Moriamo tutti quanti, saremo assassini. Esatto. Boh, finiamola qua. Va bene così, dai. Io lo vado a lasciare. Perfetto. Non me ne frega niente. Prego. Guarda che fine che fa il tuo antidoto. Vai. Lo rovescio, raga. Sì, lo rovescio. Lo rovescio. Hai capito? Ancora qua ci guarda. Ma certo, ancora qua ci guarda, sicuro. Sicuro. Non è che tipo è veramente veleno sta roba. No, è suggestione. L'ho rovesciata. Basta. Stiamo sentendo male tutti. Basta. Ma è suggestione. Basta. Che c'è? Senti, è in televisione. La TV. È vero. Non lo sorriso che siete riusciti a dare valore al vostro tempo. Lungi da me però farvi del male, non vi è alcun veleno nel vostro corpo, ma solo nella vostra mente. Il vero veleno era contenuto all'interno di quello che voi pensavate essere il vostro antidoto. L'egoismo vi avrebbe quindi condannato. Voglio mangiarvi per la vostra bravura e permettervi adesso di muovervi con classe ed eleganza. E non dite che non ripago a sufficienza i vostri sforzi.
combatto per il Game Master. Per una volta abbiamo vinto. Era quello il veleno, raga. Sai perché l'ho pensato? Mamma mia. L'hai pensato? Il controllo. Non prevedevo che lui ci avrebbe potuto uccidere e nemmeno fare del male. Perché non va mai questo Wi-Fi? No, mai. Mai. Mai, mai. Qualcuno? C'è qualcuno qui davanti, c'è una macchina. Ma è arrivato adesso? Ma no, no, ho visto solo la macchina, non mi sono avvicinata. Ah, c'è una macchina, qui. C'è una macchina. È un indizio, credo. C'è una macchina. Oh mio Dio! Spero che il regalo sia di vostro gradimento. Lo è. Il regalo è questa? È la prova di ritorno. Lo è. Quella che abbiamo superato. Questi sono i premi, scusate. Ah, questo è il premio? Cioè noi vinciamo e vinciamo questo? Sa di nuovo. Ragazzi, allora c'è una Tesla, 450 cavalli, quella macchina è mia. È meravigliosa, è bianca, gli interni sono pazzeschi, sono neri, così minimal. Sì, però è una. Senti, la prossima, il prossimo premio è mio, io te lo dico. Alla fine decisi di lasciarla a Paolo e Debbie. Viva la fiesta! Io sono magnanimo, io ho il bagno tanto. Non abbiamo più le nostre auto, abbiamo queste 5 persone, due bei bagagliai. E il cancello è aperto. Vai a prendere. Ciao Game Master! No, aspetta! Sì. E quindi? E quindi il gioco continua. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste.